ci sono 41 gradi, 42 anche, e passa, e sindrome di alienazione parentale, e lo sapete solo voi. La passa, no? La passera, no? La passa, la passad, la passerò, la passò, la passepartout, senza gli stati alterati, stati modificati, SMC, SAC, di coscienza, praticamente non siete niente. Inutile che discutete, pure lo stalking, mobbing, gaslighting, se non si studiano le modifiche della coscienza, di SMC, di SAC, ci saranno 40 al sole, anche 42, 43, una cosa infidiata, vento tipo forno, per forza, corso obbligatorio di piscinotto, novità, messo tutto a pressione qua. Un esperimento come quelli là che vedete su internet, solamente che diciamo è innocuo. Vediamo se domani riusciamo a portare la temperatura al di sopra dei 10 gradi, 15 gradi dell'acqua, perché fuori ce n'è 40 almeno, sono le 7 di pomeriggio. Ma non è un caldo forte, ma non cioè ti piega ma non ti spezza, non c'è quell'umidità, che poi dipende da dove vengono la pressione, l'alta pressione, la bassa, che viene dal mare, da come viene, se alta, bassa, dalle montagne, mi sembra di capire. E le influenze logicamente chimiche, del territorio e in generale. A cuocersi il cervello. Mamma mia, il sole è bello, no? Io manco ne posso prendere, però questo è delle 7. Vuole, ci vorrebbe anche qualche chicco 2, sperando di arrivarci. Hello people, questo ci vuole l'idromassaggio, perché se riempie in mezz'ora, c'è mezz'ora di pompa di quella là, buff, e poi una cosa termica che la riscalda in un'altra mezz'ora e la usi per tutta la giornata, l'idromassaggio, avrai i filtri, le sue cose, e la riempi di volta in volta, così niente cloro, niente, finché ci siamo stati, il bicarbonato, cucchiaino di bicarbonato dentro ci sta bene, anche se siamo solo noi. Allora mettiamo un po' di menta, un po' di salvia, un po' di rosmarino, per scacciare gli insetti, si può fare anche, eh? Non lo so se li trovi lì a Brodarolo. Mamma mia che caldo! Micidiale! Perdita del tubo sarà da questa parte, vedi come sta l'acqua, essere che si è atturato. Vediamo cosa dice sta fritta. Bella ghiacciata, mamma mia,
l'anilina me la metti. La peluccia, no, fresca. I fichi dubito, allora, e invece anche il figo è buono. Mamma mia, Zani! Tieni, tieni, non guardate anche se c'è un alveare dentro, tieni. Mezz'ora me la annaggi in pochi secondi. Guarda il figo, che cosa c'è dentro, buonissimo, eh? Dagete, ma è un pasticcino, com'è? Com'era? Pasticcino. Ciao, pasticcino, manco una ruota, no? C'era, c'era. Adesso ci vorrebbero degli alberi così sparsi in giro come ci sono qua in campagna. Io non ho visto, si vede un po' di uva, un po' di frutta, un po' di quello che serve, così per non vengono saccheggiati. Però se ci sono in abbondanza, uno si prende quello che serve. Fichi. Poi se uno dice l'ortofrutta fallirebbe tutta. Minchiate, perché se poi le persone vogliono una cosa più meno selvaggia, diciamo, meno un frutto più da sfilata, o degli innesti più di frutta da banco, se la va a comprare lì. Però queste primizie, questi frutti, uno mangiato dall'uccello, uno mangiato dall'insetto, uno mangiato dall'uomo, uno caduto a terra, una cosa sparsi in giro sarebbe il massimo, altro che succhi di frutta. Poi ci saranno anche i succhi di frutta e tutte le altre. Dove c'è qualcuno là che fa? Stai attenta che ci sono gli insetti dentro, anche attorno, e quelli li fanno, li depongono per l'impollinazione, dicono, non gli insetti, lo dicono le persone. Poi non si sentono completamente questi, gli aromatizzanti della frutta, cioè ha un sapore di pera, di zucchero, di finocchietto, di uva, di... è pazzesco. Non ha l'odore del prodotto, il prodotto qua non ce n'è proprio, anzi, manco coincidenza, se non quest'auto rigenerativo. Anzi, aspetta che vado